Beh, a Sorrento fu una grande tappa, c'era la Gerola, famosa per una delle ultime vittorie di Coppi al Giro di Campania, la Gerola. E poi il Faito, che è qui la partenza del Giro d'Italia, fu una tappa che già fece classifica e fu la tappa del grande attacco, vedete, sulla penisola amalfitana, una tappa spettacolare, bellissima, e difatti queste immagini a colori rendono meglio. Guardate che immagini, nel 74, grazie a questo film a colori, il gruppo in fila indiana nelle curve della penisola amalfitana, prima la Gerola e poi il Faito, dove attaccò proprio Manuel Puente. Aveva un ritmo superiore agli altri corridori, poi arrivava allora la Vuelta, finiva una settimana prima che partisse il Giro d'Italia, ed eccolo che parte sul Monte Faito. Fuente parte e clamorosamente, inaspettatamente, mette un po' in crisi Eddy Merckx. Questo è il secondo gruppetto con Battaglin, Zilioli, Gimondi, vedete Tino Conti, che cerca di reggere, ma Merckx è più indietro. E in un terzo gruppetto, eccolo Eddy, scatenato in difesa, in caccia, in un secondo dove c'è anche Tista Baronchelli. Fuente va. Continua a guadagnare terreno sul Monte Faito e poi la discesa, una discesa insidiosissima, molto insidiosa nelle curve della penisola amalfitana, e si arriva a Sorrento e Fuente vince con soli 33 secondi di vantaggio sul gruppetto battuto da Moser, il giovane Moser che mette in fila Battaglin, Zilioli, Gimondi. E poi Merckx arriva invece a 42 secondi con Baronchelli, Bitossi, De Vlaeminck e il giovane Kuiper. Ecco, Merckx sconfitto, non si aspettava questa sconfitta, per lui una brutta sconfitta.